Hola, buonasera, ciao, come state? Bene, 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 mi fa piacere che state tutti quanti bene, qualcuno c'è il raffreddore, un forte raffreddore, e vabbè, insomma, c'è chi sta bene, chi sta male, chi sta meno bene, chi sta meno male, e vabbè, l'importante è la vita, se la vivi tutto va avanti. E allora stasera, seconda serata di presentazione dei due file attesi. Uno l'abbiamo visto ieri, Mr. Prono, ora vediamo Oracolo. Nei prossimi giorni, se Dio vorrà, vedremo Asianodes, Int di Asianodes. Dopodiché ci sarà qualche video di pillole, di betting, così per chiacchierare un po' sulle tecniche del betting, insomma, su alcune cose che mi chiedono, che mi chiedete spesso, insomma, c'è molta gente si sta affacciando al pianeta betting. Sono tante che molta gente, pure insomma, gente superata a una certa età, insomma, oltre la sessantina d'anni. Forse sarà pure per la mia età che attiro persone di una certa età, probabilmente, mentre i giovani si allontanano da me perché oh, non lo so, insomma. Quindi persone di una certa età, insomma, che si stanno avvicinando al betting. Suppongo che siano pensionati. Insomma, che stanno lì a casa, insomma, a divertirsi, a fare qualche bollettina, cercando di vincere qualche cosina, arrotondare la pensioncina, e se è così, come a volte è capitato, di dire a questi amici, insomma, di come dire, insomma, lasciar stare il betting usando i soldi della pensione, insomma. Il betting è disgraziato, il betting è infame, e non ci sono metodi, oracolo, prono, mister prono, trovatore, boavita, boavidina o chissà che possano risolvere il problema o possono offrire certezze. Non c'è nulla nel betting che dia certezza, se non delle che ne so, intuizioni, qualche metodo che riesce a coprire gran parte del rischio, ma non tutto il rischio. Perché, come dicevo ieri, e come ripeto sempre, e come ripeterò sempre a tutti quanti, fare betting significa prima di tutto sapere di doversi assumere un rischio. In qualunque percentuale esso sia, ma bisogna assumersi un rischio. E molto spesso è proprio quella piccola percentuale di rischio che ci si è assunti, che ci siamo assunti, che poi viene fuori, insomma. Noi facciamo metodi dove abbiamo il 90% di possibilità a favore, 95% a favore, ma non esce il 5%, non vince il 5%, e che cazzo? Quindi, voglio dire, insomma, chi si avvicina, ma non solo a quelle persone a cui mi riferivo prima, insomma, ci sono anche ragazzi che vanno a lavorare con stipendio, settimane, insomma, gente che cerca di arrotondare lo stipendio a fine mese con il betting. Guardate, uscite da questa mentalità, perché non si arrotonda nulla con il betting, non si fa niente con il betting. Dici, ma tu dici di vivere di betting da tanti anni, sì, ma perché, ripeto, l'ho detto un sacco di volte, un sacco di volte, e non mi stancherò mai di ripeterlo. Io investo nel betting, faccio betting e vivo di betting. Io non faccio altri lavori. Il mio lavoro è il betting, con tutte le sue problematiche, con tutte le sue gioie, con tutti i suoi dolori, con tutte le sue vincite e con tutte le sue perdite. Ok? Però ho imparato a saper perdere, ho imparato a saper vincere, ho imparato a saper gestire le mie casse, ho imparato
a usufruire di strumenti che mi permettono di gestire il mio betting, fare il mio betting, organizzare il mio betting. Pago degli, ne parlavo ieri con degli amici, pago degli abbonamenti ogni mese a delle piattaforme importanti che mi aiutano nel betting, ma non come pronostici o che, perché francamente insomma non ne avrei bisogno, ma sono piattaforme che, come dire, permettono determinate operazioni, diciamo così, che facilitano di gran lunga il betting, maggiormente per me che di tempo ne ho pochissimo. Forse farò pure qualche video su queste piattaforme. Io pensavo, a dire il vero, che erano abbastanza conosciute, insomma, erano famose, anche perché uno dei miei colleghi, tra virgolette, molto popolare, insomma, che dice di avere 30.000 followers, 40.000 followers, ha pubblicato dei video nel suo canale proprio riguardo a queste piattaforme, insomma, e quindi siccome ha 30.000, 40.000 followers, non mi aspettavo di, come dire, constatare che alcuni miei clienti e amici, prima che clienti, che insomma fanno del betting una buona alternativa, c'è cioè un buon hobby, diciamo così, nella loro vita, insomma, si occupano molto di betting e fanno anche un buon betting, non conoscessero queste piattaforme. Cioè, per me è stato un fatto, è stata una constatazione strana, perché ripeto, sono, insomma, io sto parlando di Bet Practice e di Betfit Pro in particolare. Poi c'è, vabbè, Trific, che non so quanti di voi lo conoscono, però io l'ho conosciuto grazie a un amico. E questo Trific, insomma, è uno strumento per il betting assolutamente spaventoso, insomma, però è non tanto Betsuite Pro, ma Bet Practice e ma in particolare Trific. Francamente, insomma, non sono strumenti adatti a persone neofite, insomma, a chi si sta appena avvicinando al betting o chi ha una vaga idea del betting o fa un betting un poco più leggero. Sono piattaforme che, se sfruttate bene, usate bene, insomma, aiutano molto nel betting professionale. Vabbè, detto tutto questo, insomma, un'altra cosa che mi ha stupito è che ieri, appena finito il video di Mr. Prono, dopo manco un'ora e mezza, avete cominciato a fare richieste di Mr. Prono e Oracolo insieme, senza manco che avessi presentato Oracolo, che sto presentando adesso, senza manco aver visto il tutorial di Oracolo, insomma, boom, 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 tutti quanti, multipro Oracolo, multipro Oracolo, multipro Oracolo, ma insomma, ma voi state bene, dico, ma voi siete persone normali? Io non lo so, io mi sto cominciando a preoccupare. Cioè, ma com'è possibile? Stamattina, cioè, questa mattina, qualche ora fa, addirittura qualcuno mi ha mandato i soldi senza ancora che io pubblicassi il video. Dice, vabbè, poi quando lo farei Oracolo, poi me lo mandi. Ma che è? Insomma, io non lo so, ma siete normali? Io non lo so. Io mi sto preoccupando. Ha detto un amico mio, insomma, uno di noi, ha detto, ma che sarà l'effetto della boia. Sono fatto una cazzo di risata. L'effetto della boia vitina, dice, crea dipendenza. Non so se sarà boia vitina, saranno le ragazze che stanno in copertina, non lo so, boh. Le ragazze ve le potete vedere quando volete, ma non è il caso di comprare i fatti, quindi non credo che siano le ragazze. Probabilmente sarà come dice lui, insomma, che la boia vitina che crea dipendenza, boh, non lo so. Ma comunque sta di fatto che per me non siete normali. Io l'ho sempre detto che voi siete dei masochisti, siete, non lo so, siete dei pazzi, siete degli spregiudicati, boh. Non lo so, passa tutto quanto con me, dico io. Ma come gli altri hanno tutti i clienti bello tranquilli e sistemati, professionali, professionisti, grandi intenditori di betting, insomma, hanno una bella
come dire, insomma, una bella platea di clienti, tutti belli, insomma, esperti e cose, e tutti i pazzi e stanno tutti con me. Io non lo so, boh, sarà boh a vedere, sarà boh a vedere, come dice l'amico. Vabbè, 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 a parte tutto questo, questa premessa, oggi sta copertina abbastanza inquietante, con questa bella ragazza che ci prevede il futuro. Ed è quello che fa in effetti Oracolo, tutto sommato, dovrebbe farlo, e pare che lo faccia, insomma. È un file che mi ha fatto un poco penare, ho dovuto testarlo, ritestarlo, modificarlo, cambiargli in touch quante volte i parametri. Vi faccio vedere, infatti queste qua sono state le prime pubblicazioni test che ho fatto il 9 marzo, insomma, sul campionato inglese, fra Championship, Premier League, Bundesliga, e vedevo i risultati che venivano fuori e non mi convincevano, insomma, vedete, per esempio qua sui segni fissi appena uno, vabbè, che qua vedete due sulla Premier League, quando guardi i segni fissi qua due, tu dici, ma che, non ho capito, ma che è su file, che non, qua bello e buono, boom, 10 marzo, cambio alcuni parametri, dopo aver visto il sabato come erano andati, cambio i parametri qua, boom, vado a fare come si chiama qua, la Serie A, mi prende tutti i segni fissi, mi prende tutte le doppie chance, mi prende i multigol, tutti i gol non gol, uno solo errore. Insomma, però non mi soddisfa nei risultati esatti, perché lo scopo principale, come betting di Oracolo è proprio questa griglia qua, cioè i risultati esatti, dove io vorrei che voi, chi comprerà, chi ha già comprato Oracolo, si focalizzasse, insomma, focalizzasse il proprio betting su questi. Su questa griglia qua e su questi risultati esatti qua, perché Oracolo è nato per questi risultati esatti qua. Poi a corredo, insomma, diciamo così, a corredo c'è cioè proprio il segno fisso, la doppia chance, l'underover, gol non gol e multigol, ma sono a corredo. L'importante di Oracolo è puntato tutto su questo che è risultati esatti. Allora, vabbè, avevo. Insomma, domenica 10 marzo, a fine serata, insomma, ho visto che erano andati bene i prono dei segni fissi, insomma, ho lasciato questo parametro qua, ho pensato che questo qua dei risultati esatti era un risultato di solo due vincenti, casuale, ho detto, vabbè, vediamo un po' come andranno le cose più avanti, lasciamo i parametri così. E ho lasciato i parametri così, insomma, è tutto migliorato, il corredo, e se è peggiorato insomma, l'elemento principale, i risultati esatti. Infatti, vabbè, mo sarà stato un caso, non lo so, domenica è successo di tutto nel campionato, la Juve in un modo, insomma, l'Atalanta in un altro, vabbè, comunque Milan Inter è finita come è finita, e quindi vabbè, insomma, non lo so se è un caso, non è un caso, insomma, ma se dovesse essere stato un caso quello di domenica, in cui si è verificato un solo risultato esatto in tutte le griglie, però, insomma, d'altro canto, da quest'altra parte, insomma, tutto sommato, c'è una buona distribuzione di palline verdi. E allora, vabbè, Oracolo, insomma, io per il momento lo lascio così, l'ho lasciato così, e credo che così vada bene, perché tutto sommato sono riuscito a trovare un equilibrio tra i parametri delle 2, 4, 6, qua quante sono fasce di pronostico, insomma, categorie di pronostico, segno fisso 1, 2, 3, 4, 5 e 6, insomma, e quindi credo che lo lascio così e non lo modificherò per il momento, insomma, poi dovessi modificarlo, chiunque lo ha ricevuto avrà poi l'aggiornamento eventualmente. Vabbè, e quindi insomma questo è stato un po' lo storico, queste sono quelle pubblicate, poi ovviamente ci sono pure tutte quelle non pubblicate in cui ho comunque dovuto, ho testato e fatto statistica e valutato poi il file. Voi sapete insomma che io non pubblico, non arrivo mai a pubblicare,
un file se non ritengo che sia quantomeno sufficiente, se non buono, no, discreto no, se non buono per lo scopo per cui è stato creato. Quindi, cioè, è ovvio che non esiste un file, un pronosticatore, un qualunque cosa, insomma, stiamo sempre a ripetere le stesse cose, non esisterà mai un pronosticatore, ma non di boa vita, di chiunque che vi darà il 100% dei pronostici esatti. Non esiste e non esisterà mai, né neanche Trific, neanche Bet Practice, neanche che ne so, chiunque volete voi, qualunque pronosticatore volete citare, non andiamo a guardare, ma basta vedere anche i siti gestiti da persone effettivamente molto esperte, siti insomma che si trovano facilmente online, che fanno pronostici, insomma, vedete, sì, ne prendono parecchi, ma ne prendono parecchi, ma non li prendono tutti quanti. Per cui, insomma, lo sappiamo, pronosticare non è così facile. Se si riuscisse a pronosticare il 100% dei risultati esatti, sai, significherebbe che qualcuno è ritornato dal futuro, insomma, e si è messo a fare il pronosticatore. Ma questo purtroppo non è possibile per nessuno, per cui accontentiamoci di quello che danno, ma accontentiamoci tutto sommato di come sono organizzati i file, di quali sono le fonti a cui i file attingono dati e di come questi dati poi vengono manovrati, formulati e organizzati per elaborare dei pronostici. E se questo, se tutto questo poi è messo insieme in un modo intelligente, in un modo studiato, in un modo insomma statisticamente anche affidabile, insomma, alla fine un pronosticatore valido fuori viene e tra i miei, insomma, ce ne sono alcuni che sono effettivamente dei buoni prodotti. Non sono perfetti, perché ripeto, l'abbiamo appena detto, non sono perfetti, non sono performanti al 100%, però sono dei buoni pronosticatori. Vabbè. Andiamo insomma quindi a vedere sto oracolo. E perché oracolo o quantomeno cosa ha oracolo di differente da Mister Prono o da altri pronosticatori? E perché potrebbe essere utile? Ah, noi ieri abbiamo visto che Mister Prono, per esempio, prendendo l'esempio di Mister Prono, tosse che vi saluto, Mister Prono attingeva ieri i dati per l'over, per il goal e goal, per l'under, no goal, segna casa, segna trasferta, insomma quello che era, attingeva i dati ed elaborava i pronostici sui dati che andiamo ad importare da Soccer Stats. Va bene? Quindi dati statistici sull'andamento dei campionati e in base a questi dati Mister Prono, come altri pronosticatori miei, elaborano i pronostici. Però a volte capita, come in questo periodo, come in questi giorni e come sarà prossimamente, nei prossimi mesi, che alcuni campionati vanno a finire e termineranno, ci saranno dei campionati minori sulla scena, ma al di là dei campionati minori, insomma, l'esempio giusto può essere proprio quello delle nazionali, delle coppe, delle coppette, delle coppine e quant'altro. Insomma, che nelle statistiche di Soccer Stats o altri, insomma, non troviamo abbastanza materiale. O quantomeno sono delle coppe che non hanno storici, per cui insomma non è possibile attingere alle statistiche per poterli elaborare. E quindi sono spesso sono campionati che vengono campionati, tornei, quello che sia, che vengono, per esempio anche il torneo di Viareggio Under 19, difficilmente trovate dei dati in giro statistici. E quindi insomma mi chiedevo sempre, dico, vabbè, ma come si può fare per poter creare un qualcosa che
si possano elaborare tutti questi campionati minori, tutti questi tornei, perché c'è gente che comunque li gioca, anche nel ristorante dove io frequento tutti i giorni, il bar annesso, insomma, tutti i giorni mi incontro con delle persone, insomma, amici che pranziamo insieme, tutti quanti, insomma, molti sono, alcuni di loro sono dei giocatori, insomma, a cui piace giocare il betting. E li vedo che giocano addirittura sui tornei femminili, su tornei di serie minori, ma minori, 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 come che posso dire, a squadre condominio, a squadre palazzo, scapoli ammogliati, che ne so, machos contro gay, boh, insomma tutto si gioca. Giocano tutto. E mi dicono proprio questo, mi dice: guarda, sì, lo so, però è difficile, ma tu non puoi trovare qualche cosa o fare qualche cosa, sai, proprio per questi campionati, per queste cose qui, perché insomma, che facciamo quando poi non c'è sta niente, siamo fermi, eh? Purtroppo piace giocare e quindi, vabbè. Allora, era sempre qualcosa che avevo tralasciato e poi, insomma, mi sono messo a studiare ed è venuto fuori sto oracolo, che è dedicato proprio a tutto questo mondo, ma non solo ovviamente, perché Oracolo funzionerà e funziona anche sui campionati principali, sui campionati top, però data la sua, come dire, la sua funzionalità, è valido per tutto quello che troviamo in palinsesto. Perché? Perché la caratteristica di Oracolo rispetto a tutti gli altri pronostici è che elabora, altri pronosticatori, elabora i suoi pronostici in base alle quote per ogni singolo evento offerte dal bookmaker. Ok, in particolare il mio caro amato Planet Win, padre di Il Trovatore, e qualche altro metodo e qualche altra strategia e qualche altro file. Il mio caro amato Planet Win, il mio book preferito, anche se ho saputo, insomma, mi sono reso constatato che alcuni di voi non hanno molta simpatia per Planet Win, però io attualmente lo ritengo uno dei migliori bookmaker in circolazione. Cioè, nel panorama dei book nazionali, proprio perché insomma, offre un'ampia scelta di pronostici, le quote sono decisamente più alte rispetto a tanti altri, e quindi insomma, ma perché no? Ma perché devo preferire un altro? Insomma, a me permette di fare delle cose che altri book non permettono di fare. Va buono. E quindi appoggiandoci a Planet Win, però ripeto, Planet Win in questo caso per Oracolo è solo fonte dati. Dopodiché, quello che vi dice Oracolo in virtù delle quote di Planet e dei pronostici che elabora, si pronostica li potete andare a giocare dove volete, su qualunque book volete. Insomma, quindi è solo come riferimento, è solo come calcolo Planet Win. Dopodiché, prendiate i pronostici e ve li giocate dove volete. Ok, quindi detto questo e fatto questo, insomma, vediamo come funziona Oracolo. Questa è la schermata principale, somiglia un po' a quella di Mr. Pro e ha una funzione più o meno uguale. Queste qua sotto che vedete sono attualmente le percentuali ottenute utilizzando il file in fase test, però sono delle percentuali falsate sia a favore che contro. Sono delle percentuali falsate perché, ripeto, nell'archivio ci sono inseriti tutti i pronostici che ho elaborato, cioè che ho fatto elaborare ad Oracolo, però, insomma, dal 3 marzo, vedete, là vi ho fatto vedere le foto di quelle che ho pubblicato il 9 marzo, però queste qua, insomma, Oracolo ho cominciato a You testare have dal 3 to fail. marzo e quindi. Però il 3 marzo ho usato certi parametri, il 7 marzo ne ho usato altri, l'8 ne ho usato altri, insomma, in tutto questo periodo ci sono stati cambiamenti, dove a volte sono stati favoriti certi pronostici, altre volte ho favorito la griglia dei risultati esatti, quindi per andare a trovare un equilibrio
tra i pronostici. E quindi, insomma, tutto sommato, sono venute fuori quelle, vedete, fino alle ultime pubblicate, insomma, queste qua del 17 marzo. E quindi le percentuali che sono venute fuori, insomma, sono falsate, voglio dire, perché non sono, non appartengono come dire, a una stabilità di oracolo con dei parametri ormai stabiliti, e quindi tutti questi pronostici qua sono figli di, cioè tutti questi eventi qua e questi risultati qua e queste statistiche sarebbero figlie di quei parametri, come dire, stabilizzati. Non è così perché, ripeto, li ho cambiati mano a mano, e quindi vabbè, è solo queste percentuali qua, quindi sono falsate, ripeto, a favore e contro. Però li ho lasciati nell'archivio, prima per farvi vedere l'archivio, poi man mano che lo andrete a popolare, come diventerà e come si espanderà e cosa vi mostrerà. Per cui vedete, vi mostra il verde, cioè inserendo il risultato esatto qua, nella colonna RIS-FIN, nella prima colonna va il risultato ovviamente della squadra di casa, nella seconda colonna va il risultato della squadra ospite, e quindi si determina il risultato finale. Inserendo questo risultato qua, insomma, il file vi illumina di verde tutti quelli esatti, vi lascia senza colore quelli là non esatti, e niente, insomma, quindi vi dice, vi dà questo quadro di come il file si sta comportando. Ci tengo a precisare, prima di dimenticarmelo e passare ad oltre, che quando poi andrete ad inserire nei risultati esatti, quindi nei risultati finali, un risultato che va, per esempio 5-0, che va nella categoria altro, sapete, non nei risultati esatti, c'è, cioè quella dicitura altro, che non è compreso nei primi 25 risultati esatti, quando ci sarà un risultato che va in quella categoria lì, bisogna mettere AA, bronzatissima, sotto i raggi del sole, AA, bronzatissima, vabbè, quindi vanno messo AA, bronzatissima, va bene? Quindi mettete queste due lettere qua, se no faccio una tautuscenu, AA, bronzatissima, vabbè, quindi solo in questo caso qua vanno messe queste lettere qua, altrimenti il file non individua questa scrittina qui, vedete, altro. Va bene, quindi non ve la illumina, non ve la illumina, come mi pare, ecco qua, in questo caso qua, vedete? Qua c'è stato il risultato altro, e grazie alle due lettere AA, bronzatissima, lui ha illuminato la celletta altro. Va buono, quindi questo è l'archivio che si genera con Oracolo. E da questo archivio poi c'è anche un bel foglio di statistiche, eccolo qua, per gli amanti dei grafici, delle statistiche, tutte cose, e so che ne siete parecchi, avete voglia di divertirvi su questa pagina, eh? Ci sono tutte le statistiche inerenti all'archivio, cioè inerenti agli eventi giocati, archiviati, va bene? Quindi ad Oracolo non sono le statistiche di chissà quale campionato, di... Sono le statistiche di Oracolo, va bene? E quindi ci sono tutti i risultati esatti, per posizione addirittura, quindi se nella prima posizione, nella seconda posizione, per posizione intendo, si intende da posizione 1 a posizione 6, vedete? Si intende questa posizione qui nella griglia, vabbè, penso l'abbiate già capito, ma comunque, andiamo a vedere qua. Questo qua, questa è prima posizione, questa è seconda posizione, terza posizione, quarta posizione, quinta posizione, sesta posizione. Perché dice? Perché, che ne so, può darsi che dalle statistiche, man mano, e da questo controllo si può generare un'intuizione che mi va a dire, vabbè, però stranamente, insomma, perché tutte quelle in posizione 3 hanno una percentuale più alta? Allora sarà che forse il risultato nella posizione 3 è quello da più... insomma, più affidabile, da giocare di più, e quando le statistiche, qualunque esse siano, se fatte bene, vanno sempre studiate e consultate. E il caro Boavida, quando può, non ve le fa mai mancare nei suoi file. Oracolo ne ha bisogno,
io ce le ho messe e ce l'avete tutte quante, per prono, per segni, per prono, per segni, babbo, quindi tutto, 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 babbuno, babbuno, cliccando qui si torna all'elenco dei pronostici selezionati che vediamo dopo, torniamo di nuovo a consulto archivio, invece dalle statistiche, cioè qua sull'archivio, cliccando su statistiche si va alle statistiche, qua si torna sull'archivio, qua si va all'ultimo evento inserito, perché scorre in modo tale da rimanere le testatine qua sopra, quindi se poi la tabella sarà proprio lunga, Boa Vida pensa tutto per voi, vi crea anche il bottoncino bello comodo che non dovete fare con la barretta qui, andare giù, andare a cercare l'ultima riga per inserire i risultati esatti qua, quindi basta che cliccate qua sopra, insomma ve la fa comoda, 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 cliccate qua sopra e vi andate a posizionare sugli ultimi eventi inseriti e ci potete lavorare facilmente, va bene? Cliccando qua dall'ultimo evento, va buono. Torniamo ad Oracolo e come funziona? E allora abbiamo detto che Oracolo prende, elabora i pronostici, va bene, in virtù delle quote di Planet Win. Ma quali quote? Non è un gran lavoro da fare. Andiamo su Planet Win, evento del giorno, eventi del giorno, lavora sempre sugli eventi del giorno e non potete mai andare a buttare in oracolo tabelle delle settimane o deve essere del giorno, palinsesto del giorno, anche perché è inutile con oracolo andare a pronosticare eventi a venire, perché quanto più prossimo all'inizio si va a pronosticare, meglio è. Questo non significa che mo mi dite, va bene, ma io se faccio alle 10 di mattina, poi devo fare pure alle 3 meno un quarto. No, fate alle 10 di mattina, fate alle 10 di mattina, ma se volete una maggiore affidabilità o volete essere più pignoli e avete tempo per poterlo fare, insomma. Se lo fate alle 3 meno un quarto, alle 2 e mezza, cioè se le partite cominciano alle 3, lo fate alle 2 e mezza, questo che facciamo adesso, sicuramente sarà migliore, insomma, può darsi che sia migliore. Io tutti i test li ho fatti sempre prendendo, difatti io pubblico alle 10 di mattina, 11 di mattina, pubblico questi pronostici qua sul mio blog. Quindi, insomma, tutti questi dati qua e questi risultati qua io li ho ottenuti con pronostici elaborati alle 10 di mattina, insomma, quindi 8 ore prima, 6 ore prima, 5 ore prima che ai, 5 ore prima che cominciassero le partite. Quindi, però, volendo essere proprio pignoli, 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 più si arriva sotto all'inizio gara, meglio è. Però, nel momento in cui andiamo ad elaborare un turno di campionato dell'Italia, tanto per dire, Serie A, e ci sono partite che cominciano alle 15, cominciano alle 18 e quell'altra alle 20 e 30, insomma, ci saranno sempre due o tre partite che non sono, come dire, aggiornate, quindi tanto vale la pena, insomma, fate come meglio credete, vabbè, però io li faccio alle 10 di mattina e ho ottenuto certi risultati, per cui voglio dire, insomma, è importante ma non così indispensabile. Ok. Allora, oggi per esempio non abbiamo campionati, non abbiamo niente e quindi si ritorna a quel discorso che dicevo prima della, come dire, aspettate che mi prendo il caffè. Ecco qua. Si ritorna a quel famoso fatto che vi dicevo prima, insomma, di Oracolo permette di elaborare proprio quei tornei, quelle manifestazioni che per le quali è difficile trovare statistiche da valutare. E vabbè, quindi andiamo a prendere un esempio del genere che può essere, Colombia, ecco qua. Mi piace questo Colombia Cup. Colombia Cup. Ci sono poi, comincia alle 8, alle 9 e mezzo, quindi vabbè. Millonarios, la squadra di Pablo Escobar. Deportivo de Cali, ci stanno Millonarios, questa era la squadra di
di Pablo Pablito Babuono. E allora, aperto nell'evento del giorno, oggi, vedete, oggi, evento del giorno, non andate a 3 giorni, non andate a tutti, oggi, aperto questo qua, un unico campionato, va bene? Quindi si fa campionato per campionato o manifestazione per manifestazione. Aprite, risultato esatto, va buono? Ecco qua, la prima tabella da copiare, perché noi siamo dei copioni, noi siamo dei cinesi. Facciamo i cinesi, copiamo, copiamo, risultato esatto. Ve lo dico un'altra volta, poco prima della R, poco prima, azzeccata, azzeccata, ma sta vicini, vicini alla R qua, eh? Non andate prima, qua, vedete, copiate altre cose che non dovete copiare. Allora, invece vedete quando andate azzeccata, 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 ancora, ancora, alla R, vedete che le altre non si illuminano. Benissimo. Andiamo giù fino a altro. E non dovete andare oltre 9, in questo caso qua, vedete? Vabbè. Ctrl C, solito Ctrl C. O con il tasto destro del mouse, copia. Andiamo sul file. Clicchiamo su Importa palinsesto risultati esatti. Clicchiamo e li abbiamo importati. Ora ci chiede Importa palinsesto partite in gioco. Quali sono? Ovviamente queste qua. Ok? E ci andiamo a prendere tutta la tabella dalla prima della PPPP fino al 7 qua, non oltre il 7. Ok? Ctrl C e ci prendiamo pure queste quote qua e gliele diamo. Prenditele. E ora lui accende i pronostici e ci dice che sono pronti i pronostici. Va bene? Ora, come avete visto, non abbiamo preso statistica, non abbiamo preso dati, non abbiamo preso nulla da altre fonti se non le quote del book. Perché, come vi dico sempre, detto in altri video, e qualcuno di voi me l'ha fatto anche notare che sta frase gli è stata ispiratrice, le quote parlano. E quindi se parliamo lo stesso linguaggio delle quote, abbiamo conoscenza di quel linguaggio, possiamo da quelle quote creare dei buoni pronosticatori o, come dire, pronosticare anche un singolo evento molto molto in modo molto molto affidabile. Va bene? Però bisogna saperle leggere, bisogna capire quelle quote di quel book. Ok? Perché quando parla di le quote parlano del book è quando si studia il palinsesto, cioè il palinsesto non le partite, le quote che generalmente quel book offre nei palinsesti. Allora, c'è tutto uno studio su queste quote che chi è appassionato come me o ha il tempo che ho io per dedicarmi a queste cose, insomma, riesce ad individuare alcune situazioni. Questo ha fatto sì che nascesse il Trovatore, che ha avuto il suo successo, ha le sue performance e quant'altro. E ora invece nasce Oracolo, che si basa non sugli stessi criteri di Trovatore, perché sapete, ricordate che Trovatore è nato per scovare le macchie all'interno del palinsesto di Planet Twin. Ma Oracolo invece fa il discorso inverso, dice, va a controllare, a guardare nelle quote di Planet Twin tutte quelle che corrispondono a determinati parametri di certezza e danno fuori i pronostici più o meno affidabili. Andiamole a vedere. Pronostici. Ecco qua. Questa è la schermata simile a quella là che abbiamo visto ieri su Mister Prono. Va bene. E qui abbiamo la lista delle partite con l'orario. Cliccando sulla partita,
ci appaie il Polipetto, ve lo ricordate, Raff, un altro oracolo, no? Che fece storia durante i mondiali, vari gli europei, non mi ricordo. Raff, il Polipetto. E quindi eccolo qua, insomma, WhatsApp. l'abbiamo qua, che ci aiuta a segnalare. Ieri avevamo il pallone, la palla di calcio, ora qui abbiamo il Polipetto che ci segnala i pronostici in gioco. E allora, come vi ho detto prima, tutti questi qua sono a corredo, ma questo non significa che non sono importanti o non vanno giocati o non vanno presi in considerazione. Sono a corredo, sono affidabili anch'essi, però Oracolo è nato e l'ho fatto nascere e l'ho focalizzato, potenziato, studiato, agitato sangue per far sì che questa sessione qua fosse quanto più affidabile possibile e desse la maggior resa possibile. La maggior resa possibile. E tant'è vero che all'interno di questa maschera, come vedete, io vi ho creato addirittura il dutching già bello e pronto. Per cui, e tra l'altro anche arrotondato, sia per difetto che per eccesso. Cioè, qui siete voi a scegliere cliccando sulla D o sulla E. D sta per difetto e sta per eccesso. Ok? Quindi cliccando qui su una delle due opzioni, scegliete se volete giocare per difetto o per eccesso. Inserite qui dentro la puntata che volete fare per il dutching, cioè quindi sarà la puntata, l'importo totale che sarà distribuito su tutte e sei le scommesse. Ecco qua. E ottenete per ogni singola partita, per i sei pronostici che ha dato sui risultati esatti Oracolo, ottenete le puntate già belle e pronte da effettuare e la resa 50% media. Va buono? C'è 28, c'è 23, c'è 26, c'è 27, c'è 14, 22,70 perché questa è la puntata arrotondata tra l'altro, quindi non avete nessun problema con i decimali o cose, che non siamo Masaniello che facciamo il coso che decimali. Qua ve li diamo belli e pronti, signori, già arrotondati, non dovete buttare il sangue, non dovete perdere tempo. Ok? Va bene che poi mi chiamate, dicendo, ma mi dice 9 e 18, quando devo giocare? 9 o 10? Allora, io vi evito questo e vi ho messo addirittura il bottoncino, che vedete, per difetto, sono 47 € in gioco dei 50. Va bene? Se invece mettete per eccesso, se ne va 53. Perché è un eccesso, no? Gli eccessi si pagano. Però sale al 52% la resa, va buono. E quindi, come vi ricordate, qua era 10, invece diventa 11 con l'eccesso. Vabbè, questa è una cosa che decidete voi. Però, io vi ripeto, io ho dato molta importanza a questo dutching e a questa maschera qui, sotto maschera di risultati esatti, perché vorrei che Oracolo lavorasse e vi servisse principalmente a giocare su questi risultati esatti qua. Ora, per ogni campionato, come per esempio in questa coppa qui, tanto per dire campionato, coppa, torneo, quello che sarà, va bene, non, ora qui ne sono due, quattro, sei, insomma, uno può decidere di giocarli tutti e sei, i dutching, ovviamente non dovrebbe essere 300 € però, insomma, andiamo a mettere una cifra più, se mettiamo di che succede. Allora, 10 non è possibile, vedete, perché vi dà 1, 1, 1, 0, quindi non è giocabile. 20. Dove troverete l'1 è l'unica cosa che dovete eventualmente provvedere a mettere 2 €, perché sapete che la giocata minima è 2 €, va buono? Altrimenti andate qua, mettete 25, tanto per dire, e ve lo porta tutto a 2 € avete le giocate già belle fatte, e poi tra l'altro arrotondate per difetto vi dà 23 anziché 25. Va buono? Quindi cliccando due volte qua dentro cambiate l'importo. Va buono? E quindi ripeto, avete la resa, avete la vincita media e la puntata totale. Va buono? E poi ci sono tutti gli altri pronostici. Ora qualcuno mi ha detto, avendo visto questi qua pubblicati, con il quale abbiamo un po' discusso su quello che stavo creando, quindi proprio Oracolo,
Cioè, ma si può fare poi una combinazione tra il pronostico e i risultati, il pronostico e i multigol, il pronostico, le doppie chance e i risultati? Potete fare tutto. Qui gli incroci e le possibilità per ogni singola partita che offre Oracle, insomma, sono decine. Però io, francamente, da compagno, da amico, da fratello, tutto quello che volete, insomma, vi dico, o giocate i pronostici questi qua, vi affidate a questi qua, o giocate solo i risultati esatti. Non fate sti combo, sti cose, perché tutte quelle cose lì servono solo a farvi perdere soldi. Dici sì, ma si vince di più. E ma quando? 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 Sapete quando si vince? Si vince quando si sta giocando, perché siamo convinti che quella scommessa è vincente. Poi ci rendiamo conto 90 minuti dopo che abbiamo sbagliato tutte cose. Queste percentuali qua, amici cari, amici che fra di voi so che ce ne sono tanti che vanno a guardare queste percentuali qua e mi chiederanno: ma da cosa dipendono, da cosa sono? Non mi fate nessuna domanda, non mi fate niente, perché questo sto morendo, ma mi fumo una sigaretta, così muoio prima, così muoio prima, che voglio morire, ecco qua, non mi pigli pure un caffè. Ecco qua, momore. Allora, non mi chiedete le percentuali qua, che sono, che non sono, perché dovrei spiegarvi una marea di cose. Lasciatele stare, ma boh, fate conto che non ci stanno, perché non sono percentuali classiche, quelle del picchetto, quelle delle quote teoriche, quelle della vincita, delle probabilità, non è tutto questo. Sono percentuali che vengono fuori da altri calcoli che fa Oracolo. Va buono? E che non hanno nulla a che vedere con tutte le classiche percentuali. Che, cioè, voglio dire, questo 90,41% qua non è detto che significhi che la doppia chance 1-2 ha il 90% di possibilità. Va buono? Dici sì, ma però tu qua c'è cioè il 97,2, stranamente il polipetto è uscito sulla percentuale più alta. Sì, ma non tiene niente a che vedere. Che tanto è vero, under over, vedete qua, under 66%, over è 59%, è perché il polipetto si è messo over, si è messo su over, e non su 66, perché poi me lo chiederete, dicendo, ma perché, scusa, under era 66 e over c'è qualche errore nel file? No, non c'è nessun errore, è volutamente così, non gol, 61%, gol e gol 59%, sì signore. E qua 59, qua 66, un polipetto. Un polipetto sta su 59, ma ci sta. No, babù, ok, ve l'ho anticipato. Non mi domandate, non mi dite niente. Queste sono le quote originali di Planet Win. Va buono? Quindi questa è la quota di riferimento. Queste sono le percentuali che non vi devono importare. Dice, ma perché l'hai messo? Perché mi vuoi stuzzicare, mi vuoi stimolare, mi vuoi far piglia collera? Mi vuoi fare un sugar? No, ma che ti importa questi percentuali? O polipetto, già ti sta dicendo quello che devi fare. Basta, pensa a fare quello che fu polipetto. Poi non vuoi giocare il polipetto dice 66, ma tu vuoi giocare il 30, hai giocato 30. Che ti devo dire? Un polipetto, polipetto alla Luciana, ma buh, multicollo 1-3. Va buono? Il touching, questo qua, su questo dovete puntare. Su questo dobbiamo andare a vedere anche un money management che gestisca le sequenze di queste puntate, perché qua per esempio ne sono 6. Se ne prendiamo 3, se ne prendiamo 2, se ne prendiamo 4, su questo ci sto pensando, ci sto lavorando e cercando di trovare una come dire, un'applicazione ad Oracolo proprio per gestire un'applicazione app del telefonino, insomma, un file di supporto, diciamo così, che possa gestire nei turni di campionato, di coppe, di quello che sia, insomma, la gestione di questi touching. Però per il momento, se volete rischiare, volete, o quantomeno anche testare, vedete, insomma, diciamo, qua avrei giocato 25 e avrei avuto una resa di 11,70. Qua, passando sull'altra partita,
abbiamo il 2, abbiamo X2, under 2,5, vediamo qua per esempio l'under prima, ma qua è 59% dall'under e 66% dell'over, non sarebbe buttato proprio, ok? Ma è così. Qua è 53%, qua è 12%, questi sono i risultati esatti. Va buono. Quest'altro qua, Barranquilla, 2, e tutto il resto ha preso, 61% del touching. I milionari su di Escobar, che fanno? 2, vincono, e chi le spara non capo se non vincono. 2, X2. Lo sa pure il polipetto, io so che a milionari se di Escobar, e ti fanno loro, i canziamati, e se mi vuoi una cassarò, e mi fa che insieme un po' di pomodoro. E vabbè, quindi qua 54%, e vabbè, Jaguares Cordoba, Leones 1, 1X, over 2,5, 61% qua, non goal, 51% il Dacing, e Real, Real Cartagena, San Andreas, qua 1,43, vabbè, ok. Ora, man mano che guardate i pronostici e il pronostico vi interessa o lo volete giocare, cliccando qui sul ditone, questo pronostico vi finirà in un foglio della lista pronostici della giornata. Ok? Quindi, Bogotà Patriotas, mi piace e ci clicco sopra. Universitario Popayán Deportivo Pasto, mi piace e ci clicco sopra. Barranquilla Unión Magdalena, ci clicco. Se non volete cliccare sul ditone, potete anche cliccare due volte qui sulla striscia blu e come si chiama qua? L'evento viene comunque memorizzato nella lista pronostici della giornata. Ok, queste freccette qua chiudono la maschera dei pronostici. Ora vedete qua, elenco pronostici selezionati. Questa qua è la lista dei pronostici della giornata. Eccoli qua, 2, 4, 6. Va buono? Vi riporta tutti i risultati esatti pronosticati, multigol, insomma, tutti i pronostici per ogni partita. Ovviamente questo ripetendo per più tornei, campionati, turni di campionati, quelli che sia, dal palinsesto, l'operazione dei pronostici, aggiungendo mano a mano, vi ritroverete qui tutto il foglione con tutti i pronostici che ha elaborato Oracolo per quella giornata, in virtù dei campionati o cose che voi ci avete inserito e avete fatto elaborare. Ok, quindi una volta che li avete inseriti qua, e le avete, che ne so, pubblicati, ve li siete giocati, cioè quello che ci avete fatto, ci avete fatto. Cliccate su azzera elenco e vi cancella tutto, altrimenti rimangono in memoria. Azzera elenco, in modo, cioè, fino a quando non cliccate azzera elenco, questi qua saranno sempre qua, proprio perché se chiudete il file e lo riaprite, ci ritroverete sempre l'elenco della giornata, va bene? Per pulirlo e far sì che cominci un'altra giornata che non sia il mercoledì 20 marzo, fate azzera elenco e andate sulla form qua e andate a rifare tutto il processo per importare il giorno domani, tanto per dire, per importare i palinsesti risultati esatti, palinsesto delle partite e quindi i pronostici per domani. Ma dovete sempre pulire questo qua. Va buono? Dopodiché, dopo aver fatto tutto quello che dovete fare qui con questo foglio qua del giornaliero, dei pronostici giornalieri, li archiviate, li mandate all'archivio in modo tale che vengano archiviati e fanno statistiche e alimentano i grafici. Quindi fate archivio pronostici, ecco qua, andiamole a vedere nel consulto archivio e ce li andiamo all'ultimo. Perché Enzo Boavita vi ha detto che mette il bottoncino comodo, comodo, comodo. Avete visto? Vi ha portato subito qua giù. Ecco qua. Allora, qua abbiamo Bogotà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 eventi appena inseriti. Va buono? Ti attendono i risultati che andremo ad inserire qua e poi vedremo che cosa è successo.
che cosa hanno fatto, se è partito e come si è comportato Oracolo rispetto a sta coppa colombiana. Va buono? Ok, allora torniamo ad Oracolo. Andiamo a rifarci un altro campionato, vediamo, anche un solo evento potete fare. Potete buttargli dentro anche un solo evento. Andiamo a vedere che cosa possiamo prendere, che ne so. Vedete, qua quando tornate indietro vi dà di nuovo tutti quanti, tutti. Voi mettete sempre su oggi. Va buono? Vi screma il palinsesto. Andiamo a vedere che ci sta, che Coppa di Federazione, quando ce ne sta una sola. Ah. Lasciamo stare una sola, prendiamo qualcuno, almeno qualcuno in più. Andiamo su oggi. Argentina Cup, pure sarà più partite, no? Una sola. Vediamo anche i risultati esatti. Vabbè, allora andiamo indietro. Andiamo su oggi. Il Camavinga, che ci sta? Andiamo a vedere un po' qua. In diretta, insomma, che ci sta oggi. Penso che perdiamo tempo. Che sti video durano un sacco di minuti, ma su boa video ci accira saluto tutte sere, un'ora e mezza di video. Ma chi si? Fellini, ma chi si? Come si chiama quell'altro? Zeffirelli, che fa i film in un'ora e mezza. Vediamo un po'. Che ci sta? Chi è qua? Sierra Leone. Vogliamo vedere Sierra Leone, che dite? È solo il risultato finale, ok? E vedete pure se ce l'ha, se l'avete uno con la NetWin. Vincenzo, vince. Brasile, campionato brasilense. Queste tre qua, andiamo a pigliare. No? Brasile, campionato brasilense. Brasile, campionato brasilense. Eccolo qua. Facciamo queste tre qua, no? Ecco qua. Mettiamoci il risultato esatto. Prendiamo il risultato esatto. La prima della R. Prima della R. Ecco qua. Ctrl C. Andiamo sul file, inserisci i risultati esatti. Avete visto che ha cancellato i pronostici? Così come Mister Pro, no? Ora attende la tabella delle quote dei segni. Ecco qua. Ctrl C. Andiamo qua. E lo buttiamo dentro. E si accendono i pronostici e vediamo se. Ecco qua, li ha cambiati. Avete visto? Hai visto come funziona bene? Funziona bene. E allora, andiamo a vedere sul brasilianese, sul Bradigno, qua, appena il 28%. Quote bassine. E vabbè, ma questi sono i pronostici e questi bisogna giocare. Va buono? Qua abbiamo l'1,40, qua abbiamo 1,02, non ci serve proprio a niente. 1,58 potrebbe essere interessante. 1,46. Va buono? Ditone. Mettiamolo nell'elenco. Ah, però aspettate un attimo, siccome l'elenco lì era, l'abbiamo già memorizzato quello lì. Quello lì l'abbiamo già memorizzato. Ora che andiamo a fare, questo ci riporta anche questi qua. Allora, facciamo qua azzera. Ecco qua. Va buono, perché abbiamo già archiviato i pronostici di prima. Se non l'avessimo già archiviati, lasciavamo stare, avevamo il foglio con tutti i pronostici dei vari campionati che avremmo elaborato. Ma visto che abbiamo già fatto l'operazione prima per farvela vedere, dobbiamo pulire e quindi rifacciamo questo. Mettiamo qua 30, va, e buttiamo con il ditone. Ok, poi Real Seca DF Vasco da Gama Cagre, lo buttiamo con il ditone. 51% la resa del Dacci, questo 49%, Lusiana, Selinja, Babu. Ok, abbiamo buttato tutte e tre, andiamo a vedere se ci sono, eccoli qua, tutte e tre. Archiviamo pure questi qua e azzeriamo pure questo elenco qua. Andiamo a consulto archivio e ce l'abbiamo, vai all'ultimo evento qua e ce l'abbiamo tutti quanti qua sotto. Insomma, eventualmente deve esserci qualche problema, qualche cosa sbagliata, qualche operazione sbagliata, ma ci servono tutti i pronostici con un qualunque programma di screenshot, insomma, di calcolo
cattura screenshot, possiamo sempre prenderci questa parte qua, con addirittura fino a qua, insomma, lo faccio vedere con un programma tipo questo. Questo, ecco qua, selezione, andiamo qua, dove sta Bogotà, ecco qua, e ce lo screenshottiamo, vedete? E abbiamo i nostri pronostici. Possiamo farne quello che vogliamo. Va buono? Ora mi chiederete, Enzo, ma che programma è quello là che tu usi per fare? Eccolo qua, Photoscape X Pro. È gratuito, scaricatelo da Google. Gratuito, fa tutto quello che volete. Meno programmi pataterne per le foto, per le immagini. Ci stanno anche i filtri, anche cose che potete fare. Molto facile, molto carino, molto semplice per chi non è in grado di usare Photoshop. Quindi è molto, molto è bello. È un bel programma. Poi è gratuito, insomma, e servono un sacco di cose. Va bene. Vi ho detto pure Photoscape. Photoscape. Vabbè. E quindi avete visto come fare per ricaricare un nuovo campionato, una nuova manifestazione, un nuovo evento, quello che sia. Questo è Oracolo. Ripeto, queste qua saranno tutte le percentuali che si aggiorneranno man mano, perché quando poi riceverete il file, ve lo anticipo, lo riceverete azzerato. Praticamente l'archivio qui sarà vuoto. Va buono? Tutto questo non ci sarà. Va buono, e quindi anche di conseguenza le statistiche saranno tutte azzerate. Ok, ora si sono aggiornate, ma ovviamente alcune non sono precise perché mancano i risultati qui nell'archivio che bisogna inserire stasera. Va buono? E niente, per cui insomma, a parte gli scherzi, a cosa serve Oracolo? L'avete visto? Serve proprio a pronosticare quei campionati minori. Manifestazioni minori, tutto quello che è di minore, che è possibile, che non è possibile reperire statistiche online, insomma, sui vari siti di riferimento. È difficile trovare quelle statistiche, insomma. Oracolo risolve proprio questo, lo risolve egregiamente basandosi su quelle che sono le quote offerte dal book, il quale ovviamente per elaborare quelle quote sicuramente avrà consultato delle sue statistiche, avrà fatto delle sue valutazioni e quant'altro. E io, rubando dal quotista di Planet Win, tiro fuori i pronostici che lui ha pensato che possono essere possibili. Poi succede, succede, non succede, non succede. E ma gamma fa, vi ripeto, o pronosticatore. Non è mica veramente un veggente. Oracolo è il nome, vi si fa credere che è tutto vero. Oracolo cerca di indovinare, ma pure quelle che le cartomanti, insomma, mi indovinano tutto. Quindi considerate che qualcosa lo sbaglierà, insomma. A me quante volte le zingare mi hanno detto che avrei incontrato l'amore della mia vita, bella, bionda, alta, e invece ho incontrato una corte, 1,20 m, che quando mi giravo non la vedevo manco. Quindi che significa? Che ci posso fare? Però mi sono sposato lo stesso. Oddio, non è vero, se non sto dicendo una cazzata, non è vero. Però, insomma, è così, voglio dire. Vabbè. Quindi, non sempre gli oracoli ci azzeccano. Del resto pure quella là di Kuma, là, come si chiamava? Sbagliò nella mitologia e quindi. Insomma, però questo non voglio dire, ma a parte gli scherzi, Oracolo non è valido, Oracolo è valido, a parte, mi ripeto, però fate prestate attenzione particolarmente ai dazing, perché riguarda, insomma, riguardo alle quote 1, X, 2, doppia chance, che tutto sommato altri pronosticatori li abbiamo, li avete, insomma, si trovano in giro, voglio dire, pronostici di questo tipo qua. Poi vi piacerà Oracolo come pronostica, insomma, seguite anche questi. Però date maggiore importanza a questi qua, perché questi qua vi daranno più soddisfazioni in termini di profitto. Va buono? Mi fermo qua.
penso che non ci sta più niente da dire su Oracle. Le statistiche si aggiornano da sole, ve le dovete solo guardare. Ogni volta che cliccate su Oracle, la scritta Oracle è quella che vi porta sempre alla pagina principale, vedete? È il link per la pagina principale, anche da statistiche. Cliccate su Oracle, tornate sempre qua. Da archivio, cliccate su Oracle, tornate sempre qua. Va bene, qua se cliccate su Planet Win si apre la pagina di Planet Win, qua se cliccate su Excel Betting Show si apre la pagina del mio store, che voi conoscete benissimo. Va bene? Io mi fermo qui. Domani sera ci sarà un video altrettanto interessante, che non ha nulla a che vedere con file, pronostici e quant'altro. Credo che si tratterà di pillole. Vi faremo due chiacchiere su qualcosa di interessante, qualcosa sempre che possa aprire le vostre menti e farvi guardare oltre certe linee. Va buono? E nient'altro. Un abbraccio, buona serata. E c'è un'ora e 05, cazzo. Aia, non mi dite niente. Ciao, ciao, ciao.